dei contadini analfabeti dell'Abruzzo marsicano, vessati da avvocati e preti, son da me col cuore in mano per raccontarmi la storia del paese di Fontamara, per salvare la memoria di quella vita così amara. Era un giovane scrittore nato in quelle loro terre, devastate dal tremore, dai padroni e dalle guerre. Ero nato il 1° maggio, la festa del lavoro, esiliato dal fascismo, perseguitato come loro. Gli hanno rubato tutta l'acqua, gli hanno tolto anche la luce, impedito di emigrare per la volontà del duce. Tra di loro un cafone di nome Fabrardo Viola, lui sa far la firma e basta, non è mai andato a scuola. A capo di tutti ed io, padrone del cielo, padrone del cielo, e ciascuno lo sa, qua il principe di Torlonia, padrone della terra, padrone della terra, ne ha l'autorità. Poi vengono le guardie, poi delle guardie i cani, poi nulla, tre volte nulla, poi vengono i cafoni, poi vengono le guardie, dopo le guardie i cani, poi nulla, tre volte nulla, poi vengono i cafoni. In carcere è finito, e quante botte ha prese, ma non ha mai tradito i cafoni del paese. Sa che morir per gli altri era il suo destino, e nasce così un giornale clandestino, un giornale vero, non una imitazione, non come il Messaggero, la Tribuna o la Nazione. Un foglio di denuncia di chi vuol lottare, di chi non rinuncia e si domanda che fare. Ci hanno tolto l'acqua che irrigava i campi, il prete si rifiuta di seppellire i nostri morti, in nome della legge le nostre donne sono violate, l'avvocato è una carogna, le carte ci ha imbrogliate. A capo di tutti ed io, padrone del cielo, e ciascuno lo sa, qua il principe di Torlonia, padrone della terra, ne ha l'autorità. Poi vengono le guardie, poi delle guardie i cani, poi nulla, tre volte nulla, poi vengono i cafoni, poi vengono le guardie, dopo le guardie i cani, poi nulla, tre volte nulla, poi vengono i cafoni. Hanno ammazzato Viola, chiediamoci che fare. Non si è impiccato Viola, non lo ha voluto fare. Amava la sua Elvira, non la poteva sposare. Un cafone senza terra è un pesce senza il mare. E così un libro è nato sulla storia dei braccianti, perché quel loro stato è comune a tutti quanti. Coloro che nel mondo sono servi del padrone, e lo saranno fino a quando non fanno la rivoluzione. I Felain di Palestina, i Peones Latin America, i Mujik di Russia e Cina, i Kulis dell'India Vedica, sulla faccia della terra sono una razza a sé,
simili ma non identici, di uguali non ce n'è. La faccia della terra, sono una razza a sé, simili ma non identici.